Sarà riaperta in serata la viabilità lungo via Pergola, grazie al completamento dei lavori principali al nuovo ponte realizzato dal Consorzio di Bonifica con il coordinamento dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Faenza e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il nuovo ponte, costituito da 8 moduli, ha dimensioni maggiori rispetto al precedente per impedire la formazione di ostruzioni o veri e propri tappi al flusso delle acque del sottostante Rio Biscia, specie in occasione di precipitazioni straordinarie come quelle verificatesi a fine maggio dell'anno scorso che portarono all'inondazione dell'abitato attorno a via Ferraresa, anche a causa dei tappi formati dai detriti nelle arcate dei ponti. I lavori maggiori che hanno portato fra l'altro ad un allargamento della sezione stradale per migliorare il passaggio sul ponte, iniziati il 20 aprile scorso, sono terminati una settimana prima rispetto alle previsioni iniziali. Con la viabilità riaperta verranno quindi portate a termine alcune opere di completamento. Già ampiamente transitabile, invece, l'altro ponte sostituito a cavallo del 2014 e del 2015 in via Cafarneto, costruito con le stesse modalità della struttura di via Pergola.